Signori, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi giornatina di scarico, e quale migliore occasione per prendere la gravel e parlare di un argomento che va molto di moda ultimamente, ossia le borse da bici. Ma prima di iniziare col video, ti sei iscritto al canale? Primo. E secondo, l'hai visto l'ultimo video, quello dove andiamo sul rifugio Battisti? Andate a vedervelo perché merita, e soprattutto è collegato a questo. Ma facciamo prima un paio di premesse. Allora, la prima è che, essendo una persona agonista inside, nel senso che ho lo spirito comunque agonistico dentro, io ho molto in testa l'idea che la bici deve avere una linea pulita e una linea aggressiva, e diciamo che questo con le borse va perso. Quindi dal punto di vista estetico non mi sono mai piaciute, anzi devo dire mi avevano proprio sempre fatto cagare le borse. La seconda premessa è che ho sempre pensato che le borse da bici fossero scomode, perché pedalando ci sbatti dentro con le gambe, perché si spostano, e quindi sono sempre stato restio dal comprarle. Ma c'è un ma: diciamo che tra virgolette sono stato costretto a comprarne una. Perché? Perché facendo i video, soprattutto in queste occasioni, quindi quando devo registrare, ma adesso che ce l'ho anche spesso, e devo dire che ho dovuto ricredermi, è comodissima. Infatti oggi per esempio sto facendo scarico, è vero che sto registrando il video, ma ce l'ho sempre ormai, è sempre incollata alla gravel. Nella mountain bike, ragazzi, nella bici da strada meglio di no, perché là veramente sarebbe un delitto per me mettersi una borsa. Però sulla gravel, che è una bici che si presta a queste cose, in realtà può venire fuori qualcosa di buono. Ora troviamo un punto strategico per registrare, perché qui c'è vento e soprattutto ora esco e c'è traffico, e vi spiego meglio. Guardate che posticini che vi porto anche durante il giro di scarico. Non bisogna mai trattarsi male. Comunque raga, ma che caldo fa ultimamente, ci sono perfino i cammelli qua, e anche un cavallo che si è sporcato nella schiena di candeggina. Bene, abbiamo trovato un posticino all'ombra, qui abbiamo la bici con la borsetta. Ci trasferiamo un attimo a casa che ve la mostro meglio, così vi faccio capire che funzionalità ha, quanto grande è, insomma. Adesso vediamo. Ebbene signori, questa è la borsa con tutte le sue cinghiette, è ovviamente della Rock Bros, è ancora un po' sporca con un po' di sabbia, però è veramente molto comoda, costa poco, l'ho presa su Amazon ed è bella capiente perché sono 4 litri, è impermeabile, cosa che mi interessava moltissimo. Infatti se guardate la cerniera qui non scorre molto, ma proprio perché ha la gomma. Qui a destra, voi immaginatevi, la borsa va messa così, a destra ha la borsa quella effettivamente molto capiente, mentre a sinistra, scusate se è vuota, molla anche, vabbè, la batteria della GoPro, e questa tasca qui è molto superficiale, diciamo, quindi va bene per telefono, chiavi e eventuali, vabbè, sì, batterie e roba da mangiare. Ma ora arriviamo al motivo per cui vi ho detto che questo video è collegato a quello precedente delle escursioni in gravel, perché ora andiamo a vedere che cosa effettivamente mi sono portato via e perché mi è stata super utile questa borsa. Cosa mi sono portato qua dentro? Bene, allora avevo la pettorina per la GoPro, avevo questo giubbetto giallo che in realtà non mi serviva, ma serviva per riempire la borsa, per evitare che tutto si muovesse qui dentro. Infatti forse potevo prenderla anche da 3 litri invece che 4. Poi avevo il gilet, che questo sì mi serviva, il drone con il relativo scaldacollo per non graffiarsi, telecomando con scaldacollo, GoPro, e da mangiare avevo vari gel, crostatine, questo qui al magnesio nel caso in cui venissero i crampi. Ho messo qui cose a caso al momento, però questo era circa l'equipaggiamento. Nel caso poi mi fosse venuta fame, mai si sa, o sete soprattutto, mi sono portato via anche una bottiglia di vino, 2 pacchi di Wuster e lui, che adesso si lamenta, ma in realtà è venuto anche lui con noi. Vero? Avete visto che robetta professional che mi sono comprato, eh? Solo robe serie qua.
Allora, quali sono i motivi che mi hanno spinto a comprare una borsa? Il primo, lo spazio. Non avevo spazio in tasca, perché per esempio finché era da portare via da mangiare il telefono e la GoPro, ok, in qualche modo mi barcamenavo, mi mettevo il telefono e il cibo in tasca, che però comunque era sempre poco, ipotizzando anche un giro da 4-5 ore, che vi assicuro che si fa spesso, soprattutto registrando, si stanno via anche 6 ore più o meno, e devo sempre portarmi via i soldi e fermarmi a mangiare perché il necessario non ci stava nelle tasche. E poi la GoPro me la portavo nella pettorina. Il secondo motivo è il caldo, sempre legato al discorso pettorina, perché con la pettorina ovviamente e la GoPro sul petto la maglia non te la puoi aprire, e soprattutto con questi caldi qua soffrivo parecchio. Invece in questo caso riesco a infilare la GoPro lì e comodamente arrivo a prenderla dalla tasca, registrare e poi rimetterla via. Guardate quello che vi dicevo con le cicale in sottofondo. Devo registrare, sono in bici, apro la borsa qua andando, tiro fuori la GoPro, si registra e addios, si rimette dentro e comodissima si chiude. Il terzo motivo, che è quello che più mi ha spinto a comprarla, è il drone. Il drone fino a qualche tempo fa me lo mettevo in un marsupio qua dietro nella schiena col cinturino che mi passava qua, e però saltava dappertutto e sinceramente, soprattutto con il drone che avevo prima, il DJI Mini 2, che l'avevo schiantato e si era rotto, avevo guardato dentro e avevo visto la scheda del drone che era tutta ossidata, e questo per il sudore soprattutto. Mentre in mountain bike lo mettevo nella schiena con lo zaino, e anche questo era un problema perché a me portare lo zaino dà fastidio parecchio, soprattutto per il caldo e perché mi schiaccia sui lombari e mi viene mal di schiena, quindi dopo un po' devo fermarmi perché sono inchiodato. Ha qualche lato negativo? Effettivamente sì, ora ve li dico. Il primo lato negativo è sicuramente la parte estetica, che non mi piace avere questa cosa qui insomma in mezzo al telaio, perché sarebbe una bici che, pur essendo abbastanza entry level, ha una linea che mi piace parecchio, comunque se per la comodità serve si mette. Il secondo lato negativo è, vedete che sotto ogni fascetta c'è del nastro isolante, del nastro carta no isolante, perché la borsa striscia il telaio, quindi o prendiamo le pellicole originali, che però sinceramente non ho voglia di spendere 50 euro di pellicole, quindi quando la metto su nastro carta e il problema è risolto. Insomma, è vero, non è bellissima da vedere, ma sinceramente è sotto la borsa, quindi sti cazzi. Il terzo problema è che se non la riempiamo bene, essendo grande, salta, e questo dà un po' fastidio, soprattutto quando ci alziamo sui pedali, senti sballottare, così non va bene. E poi soprattutto avendo il drone dentro, se sballotta che prende colpi magari in una mulattiera coi sassi, così assolutamente da evitare. Cosa faccio? Ci metto dentro l'antivento e il problema anche qui è risolto, insomma. E l'ultimo problema della borsa è che devo usare, vedete qui ci sono tre bulloncini, tre viti per il portaborracce, che possiamo spostarlo in su e in giù. Usando la borsa e la borraccia da 750 devo spostarlo in giù fino in fondo, e il problema è che, come vedete, con la borraccia grande mi impedisce l'utilizzo del secondo portaborracce. Probabilmente mettendo la borsa da 500 invece che quella da 750 si riesce a spostare su di nuovo il portaborraccia e riusciamo a utilizzare anche il secondo. Ragazzi, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto, e andate a rivedervi il video scorso, ve lo lascio qui. Fatemi sapere anche la vostra esperienza con le borse, nel caso voi aveste avuto esperienze simili, se siete pro o contro, sempre con rispetto mi raccomando, che ognuno ha i propri gusti e la propria opinione e va rispettata. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.